complimenti. Complimenti, no. Un'organizzazione perfetta. Perfetta, spacca e mangia. E voilà. Cerniotto. Ciao Marcello. Oh, buongiorno, eccoci qui, un sabato mattina e domani riprendiamo con le sestine. E questa malattia che ci prende delle competizioni è realmente tale, quindi nonostante sia comunque faticosa, nonostante ci siano sacrifici, nonostante ci si debba dedicare in maniera completa, nonostante. Quindi fondamentalmente oggi mi preparo perché domani abbiamo la prima selettiva a Bari, poi il venerdì dopo abbiamo il campionato italiano a coppie, sempre nel barese, a Mola di Bari. Quindi sistemata la barca, ci prepariamo in questa comunque bellissima giornata. Restate con me e vi dico tutto. Ciao. Buongiorno e bentornati sul canale. Allora, come avevo detto, domani ho la prima delle selettive per il prossimo campionato di seconda dell'anno prossimo. Iniziano subito dopo il campionato che si è concluso a Casalvelino. La prima giornata è questa qui di Bari, domani, e sarà una gara particolare perché io non ho mai partecipato a una gara con partenza da terra in modalità individuale. Avevo già fatto dei campionati a coppie partendo da terra, questa per la prima volta, almeno in Puglia, sarà una gara con questa formula particolare perché bisogna partire da terra e rientrare a terra. Il campo, anche se esteso, sarà limitato per ovvi motivi, non ci si potrà spostare dappertutto rispetto al centro campo gara per essere poi ripresi, così come era la formula che normalmente viene utilizzata per le selettive qui, quindi sarà diversa. Andiamo a farla, vediamo come va. Poi venerdì dopo subito iniziamo con il campionato a coppie. Andremo a preparare io e Daniele Meridoni, andremo a preparare probabilmente giovedì, poi forse venerdì mattina, e ci sarà la gara poi sabato a Mola di Bari, anche se il meteo si sta un po' impopazzando, quindi vedremo. Comunque, detto questo, oggi vado a controllare le attrezzature che potrebbero servirmi domani, devo fare una scelta di quelli che saranno i fucili da utilizzare, le attrezzature da utilizzare, controllo che tutto quanto sia in regola. Ovviamente cercherò di ambientarmi su quei fondali che immagino domani di dover utilizzare, niente di molto profondo, e soprattutto cercare qualche pesce da prendere così al volo, magari cefali, i soliti saraghi se ci sono, vediamo un po'. È abbastanza presto, probabilmente rientro anche prima per non stancarvi troppo, e rimanete con me e ci vediamo allo scivolo. Ciao, ciao ciao. Alla faccia del non dovrebbe. Beh, il meteo buono attira tutti. Speriamo di non avere grossi problemi per il parcheggio. Dovremmo. Si sono creati nuovi spazi comunque. Va bene, facciamo in fretta e ci vediamo. Oh, eccoci qui in acqua, motore perfetto, stiamo andando verso le secchette, quelle lì verso ovest dell'isola di San Pietro, per vedere un po' di fondale, vedere se la visibilità è buona e poi regolarmi di conseguenza. Come potete vedere siamo in una situazione ibrida, nel senso che comunque non bisogna scoprirsi, bisogna mantenere caldi un po' il torace, soprattutto la parte superiore, le gambe insomma si possono ancora gestire con un costume, cosa che ci permette di fare questa fantastica ottobrata che continua, ma probabilmente sembrerebbe che da lunedì poi il vero autunno possa entrare in gioco. Quindi sfruttiamo queste ultime giornate così belle, speriamo domani pure che sia una bella giornata, ci sarà da pedalare visto che come ho detto sarà un'uscita a nuoto. Comunque, per quello che riguarda oggi, restate con me e ci vediamo sul punto di pesca. Ciao. Oh, eccomi qua, sono arrivato sul primo punto di pesca, devo dire che la visibilità è veramente ottima, poi col sole ancora basso ovviamente migliorerà dopo quando salirà un po' di più. Comunque sfrutto questo posto che non è altissimo, saremo intorno ai 10 metri, 12 metri per iniziare con questo allenamento. Controllo un po' le attrezzature, tra cui questo nuovo pedagno che mi sono dovuto rifare autocostruito perché a Casalvelino ho perso quell'altro, insomma controllo quelle attrezzature che poi mi serviranno per la gara, anche i fucili da scegliere, la muta, dai! La giornata sembra fantastica, cercheremo di non esagerare con i tempi per non consumare troppe energie per domani. Basta, rimanete con me e si entra in acqua. Ciao, ciao.
Come al mio solito, inizio a pescare con un fucile lungo che mi consenta di porre rimedio a qualsiasi esigenza, dovessi trovare qualche preda al libero o comunque dover sparare in tana. E del resto è quello che ho in mente di fare anche per la gara del giorno successivo. Così, dopo un po' di tempo, dopo non aver trovato alcun pesce interessante, decido di sperimentarmi in questo tiro alla Guglielmo Tell su questo pizzuto che si allontana e ovviamente non posso che sbagliare. Diciamo che mi devo ancora scaldare, no? Continuo le mie ricerche non avendo trovato pesce in quelle quote, provando ad aumentare la profondità, però qui mi rendo conto che la visibilità è peggiore e le condizioni non sono proprio ideali. Nonostante il fondale sia un bel fondale, lo trovo piuttosto povero, anche se comincio a controllare qualche anfratto, ma di fatto non trovo alcun pesce. Decido allora di ritornare verso fondali un po' più bassi e con una visibilità migliore e con l'intenzione di andare a ispezionare con un po' più di precisione i vari buchi finché alla fine non riesco a trovarci qualcosa. Penso proprio che il tiro sia andato bene, ma non voglio forzare il recupero, quindi lascio tutto così com'è, prendo di nuovo un po' d'aria in superficie e ritorno a controllare se effettivamente il sarago è rimasto in asta. E dopo un po' ritorno in superficie con il primo sarago della giornata. Un bel sarago maggiore, niente da dire. Razzolando sono arrivato in una zona dove i saraghi si fanno vedere, sono molto più mobili, però mentre inseguo questo qui sulla sinistra mi accorgo che sulla destra c'è qualcosa di più interessante in quel buco. Si tratta di una cerniotta bruna che mi sta osservando e mi dà la possibilità di sferrare un tiro durante la caduta. Ovviamente il tiro è preciso e la cerniotta viene bloccata. Altro pesce che entra in carniere. Non si tratta di un pesce enorme, però sicuramente dalle dimensioni adeguate e mentre lo recupero, come avete potuto vedere, rilascia pure il suo cibo, un piccolo polpo. Devo dire anche che prima di questa cernia avevo visto una bella cernia bianca che era scomparsa tra sabbia e posidonia, però non mi ha dato nessuna possibilità. Mi sono un po' allontanato dalle mie zone normali e ho trovato una bella tana, avendoci visto dei saraghi entrare. Di fatto sarà una tana importante anche per delle successive gare e decido anche di marcarlo, come avrete potuto vedere dal pedagno. È un buon posto in cui i saraghi si vanno a nascondere dopo aver razzolato un attimo intorno alla posidonia e alla sabbia, quindi secondo me questo è un ottimo punto. Mi accorgo all'ultimo minuto, come potrete vedere dalle immagini, della presenza di un sarago che si è messo di taglio in questo spacco. Non sto a scaricare il fucile, anche se so che il tiro sarà devastante, e lo colpisco. Anche qui in gara non si può essere troppo schizzinosi, bisogna comunque prendere il pesce, anche se poi alla fine viene rovinato in questa maniera. Continuo nell'esercitarmi in questa tecnica che consiste nel razzolare e nel essere pronto abbastanza a catturare i pesci che girano nel grotto, perché so già che domani a Bari la situazione sarà molto simile. Magari cambieranno le prede vista la presenza buona di corvine in quei mari, ma alla fine la tecnica dovrà essere quella, il fucile corto e tiri di imbracciata nel grotto. Qui è l'ultimo sarago che viene in carniere, un carniere che, diciamo così, di tutto rispetto per una mezza giornata, ed è arrivato il momento di ritirarsi. Non posso consumare troppe energie, dato che domani la gara sarà abbastanza impegnativa, visto che sarà con partenza e rientro a pinne. Bene, questo allenamento è finito, abbiamo fatto un 4 ore e mezza quasi di pedalata. All'inizio poco pesce, poi a un certo punto in questa zona sono riuscito a trovare qualcosina di più interessante. Bella cernia bianca vista, bei pesci visti, preso quello che ho potuto prendere. Poi adesso vi faccio vedere il carniere, poi mi vado a cambiare, me ne torno a casa, mi rilasso un attimo, poi preparo la roba per la gara di domani. Vabbè, dai, bando alle ciance, faccio vedere questo piccolo carniere pre-gara, che è ovviamente più limitato. E voilà! Cernia
cagnotto, qualche sagoma interessante, sagoma un po' più piccolo, la potenza devastante del Piranha che ha praticamente quasi staccato la testa del sarago. Ho sempre detto che in certi casi probabilmente è meglio depotenziare per non rovinare il pesce, però in assetto da gara è inutile depotenziare, l'importante è prendere il pesce. Comunque, adesso mi cambio, ci vediamo domani? A domani, vai, ciao ciao. Ah, eccoci qua, buongiorno e buona mattina. Presto, ma non troppo, nel senso che sono anche un po' in ritardo. Ce ne stiamo andando a Bari per la prima selettiva del 2024. Uscita da terra a pinne, una novità un po' per tante persone, però deve avere dei vantaggi e qualche svantaggio. Comunque, adesso metto in macchina e scappo. Ci sentiamo dopo, ciao, ciao. Oh, eccoci qua, presi da questa malattia delle gare, perché ogni volta che poi si finisce un ciclo, tipo quello là del campionato, se va male pensa sempre di abbandonare, sta nelle cose, c'è un po' di delusione iniziale, ma passa subito, quindi ci si rimette in gioco. Adesso vediamo un attimo questa prima selettiva come va, per prendere poi qualche decisione in seguito. Devo dire che questa formula da terra, senza imbarcazioni, con partenza da terra e rientro a terra, è abbastanza particolare, perché contemporaneamente dà la possibilità ai neofiti, diciamo, di potersi approcciare alle gare, perché più o meno tutti quanti, come si sa, abbiamo iniziato su queste gare da terra senza imbarcazione e su fondali irrisori, anche si può pescare bassissimi, però contemporaneamente c'è il problema di andare e tornare dallo stesso punto, diciamo che un'oretta se non 40 minuti sarà sprecato per chi si vorrà spostare, per gli spostamenti, quindi è una gara un po' particolare da interpretare bene subito. Non l'ho preparata perché una gara da terra così, non lo so, sì, doveva preparare, però non l'ho fatto, è un campo in cui ho pochi punti, ho soltanto qualche riferimento degli anni passati, bisogna decidere subito se rimanere sotto costa oppure se andare un po' fuori e cercare di pescare nel brotto, non lo so. Un'altra cosa da dire è che per me, visto il fatto che pedalo parecchio, è una gara che potrebbe piacermi, però poi giovedì mattina sarò a Mola per provare sul campo gara insieme a Daniele Guidoni per il campionato italiano a coppie, vedremo come andrà, speriamo nel meteo che possa mantenere, eccetera eccetera. Quindi di nuovo nelle gare, confrontarsi con gli altri e più che altro, diciamo, dal punto di vista personale, dimostrarmi che a 53 anni magari posso ancora dire la mia, magari. Ciao, a dopo. Oh, eccoci arrivati, praticamente partiremo da qua, il problema è che c'è già qualcuno in mare per i fatti suoi. Lasciatemi dire che, a parte l'istinto dell'agonismo e la volontà di far bene o confrontarsi con gli altri atleti, c'è anche da considerare che la volontà di voler partecipare a queste gare, soprattutto queste selettive, è quella di incontrare sempre le stesse persone che ormai fanno parte di questo circo e più che altro sono diventati anche amici, se vogliamo. Com'è? La gara è organizzata dal club sommozzatori di Bari in questa formula del tutto particolare per noi, ovvero con partenza da terra e rientro a terra. E come potete vedere anche Francesco Annoscia, che è il giudice organizzatore, un po' di difficoltà l'avrà incontrata nel gestire il tutto. E infatti anche i gommoni di assistenza, non avendo una base di appoggio a tutti gli effetti, si sono dovuti adattare a questo tipo di attività. Comunque, nonostante questo primo impasse, tutto quanto viene organizzato in maniera perfetta, con uno stand dove ovviamente viene offerta la colazione e tutto va per il meglio. Ci passo a salutare anche Nicola Strambelli della Nazionale, e, oltre ad essere anche mio compagno di squadra, e iniziamo con la gara. Oh, la gara è terminata, non vi ho fatto vedere nulla perché già era complicato entrare in acqua, poi gestire anche la videocamera sarebbe stato proprio troppo complicato. Adesso che facciamo? Abbiamo consegnato i carnieri, andiamo tutti quanti alla solita sede, quella del club sommozzatori, quella che sta nel porto, faranno pesatura, premiazione, eccetera eccetera. Allora, com'è andata? Ho preso tre pesci, tre corvine, ho visto dei pesci dentice, ho sparato un dentice ma non ero convintissimo che fosse sopra il chilo, perché deve essere sopra il chilo, però di fatto non l'ho preso. Ho visto dei carnieri, adesso vediamo, con tre pesci io pensavo di essere avanti, adesso bisognerà soltanto aspettare l'esito della pesatura e rendersi conto di come è andata questa prima selettiva di Bari. Devo dire la verità, acqua bella, si poteva vedere, ho fatto quello che dovevo fare, quindi prima a terra per cercare di capire se girava qualcosa, non girava niente, me ne sono andato subito fuori su alcuni punti,
acqua bella, si vedeva pesce, bello, non sono riuscito a prendere saraghi, però le bombine le ho viste, c'erano e le ho prese. Ok, dai, adesso ce ne andiamo a vedere cosa dice la bilancia. Beh, a dopo, ciao ciao. Ed ecco il mio carniere, 3 corvine frutto di una buona preparazione, di un'analisi della situazione che mi hanno portato a coprire una buona distanza pinneggiando, ma ne è valsa la pena. No, sono 3. Viene effettuata la pesatura dei pesci in maniera singola e poi totale per definire il peso e il numero di specie che poi contribuiranno a dare il punteggio finale. Normalmente in queste gare 3 pesci di questo tipo avrebbero dato una buona posizione, però la gara di oggi è stata veramente ad alto livello e i carnieri sono stati di tutto rispetto. Alla fine arriverò quinto, non mi posso lamentare, e ci saranno stati dei bei carnieri, tra cui questo di Massimo che arriva terzo, e quelli anche di Mauro e di Luca che tra l'altro avranno causato anche un po' di trambusto a causa, diciamo, di una penalità purtroppo che Luca ha dovuto subire per un ritardo alla presentazione dei pesci, ma questo fa parte del gioco. Pronti con la pernacchia? Mauro. Non male. Non male. L'ho messa giusta, giusto, XXXXL, la taglia IP. Bene, congratulazioni a Mauro e agli altri. Comunque il risultato finale per me è un quinto posto, che per una prima selettiva è un buon risultato. Come avete potuto vedere, quinto posto, prima selettiva, non mi posso lamentare praticamente di nulla. Ho fatto quello che dovevo fare, 3 pesci sono usciti, tutti in peso. E c'è stata un po' di diatriba o qualche confusione legata ai ritardi al rientro per queste gare a pinne, abbastanza tecniche, perché poi le regole vanno conosciute tutte, quindi se tu arrivi 5 minuti dopo il tempo massimo ti becchi 1000 punti di penalità, senza se e senza ma. Quindi bisogna conoscere bene le regole per poter fare anche di conseguenza la strategia di gara, quindi lasciare un punto prima o dopo rispetto a quello che si pensa per poter comunque rientrare in tempo, e oggi è stato il caso che si è verificato. Comunque, a parte questo, devo dire che sono abbastanza stressanti queste gare, perché si perde di fatto un'ora tra andare e tornare dai punti di pesca, a meno che non sia così fortunato o il fondale è così particolare che non si possa pescare subito dall'inizio. Io ci ho provato con lo schienalino, ho provato a pescare per i primi 40 minuti, non ho visto granché, e mi sono messo lo scrivanino sulla plancetta e me ne sono andato fuori. Penso di aver fatto più di un chilometro e mezzo tra i vari spostamenti, però in questo caso qui è necessario avere una buona preparazione atletica, altrimenti in queste gare diventa difficile farle. Poi ci si è messa pure la corrente. Vabbè, comunque, detto questo, un consiglio che voglio dare a chi si vuole avvicinare a questo mondo: fate delle gare, non demoralizzatevi rispetto a quello che magari non prendete o ai camieri che vedete, cercate di capire perché non riuscite a pescare e focalizzatevi su quello, cosa dovete migliorare. Fate le gare perché sono un ottimo momento di confronto che vi fa capire tante cose, vi fa concentrare in quelle 4 ore, vi fa buttare il sangue cercando di capire come si muove il pesce, vi fa scattare delle cose che in una normale pescata normalmente uno non fa, anche per pigrizia o per comodità. Fatelo, ma se lo fate sappiate che sono toste, ragazzi, cioè ci si fa veramente ammazzo, soprattutto questa formula qua. Va bene, detto questo, iscrivetevi al canale, se avete commenti fateli, noi probabilmente ci rivedremo per la gara di Mola, campionato italiano a coppie, anche se il meteo poi dovremmo preparare già da giovedì, però il meteo qua diventa un problema. Vedremo come va. Iscrivetevi al canale qui, mi raccomando, tanti saluti, ciao ciao! Senti, serve un capitano che va a vedere il meteo come a posto. Oh, eccoci qua, buongiorno, siamo riusciti a prendere insieme a Daniele questo ottimo mezzo da paura, con tanto di strumentazione. Sound right, boy.